Io ho partecipato col mio collettivo Optus Production, che abbiamo fondato insieme ai miei amici un annetto fa, e abbiamo fatto questo cortometraggio che ha una durata di 20 minuti, l'abbiamo girato in bianco e nero e abbiamo deciso di raccontare i cambiamenti climatici in una Torino del futuro, però non declinarli tanto in una dimensione più sociologica o documentaristica, quanto in una fiction con un carattere un po' più filosofico, un po' più metafisico. E nella storia che raccontiamo parla appunto di una Torino ormai desolata, distrutta, non si può più vivere a causa dei cambiamenti climatici. Una ragazza cinese è scomparsa, infatti il titolo del corto si chiama La ragazza cinese, è scomparsa e un uomo la sta cercando. Torino è, come dicevo, è completamente isolata, è distrutta, nessuno ci abita, e tra le vie di questa città un po' fantasma passa semplicemente un forte vento, un vento feroce. E all'interno di questa città si intrecciano delle storie. Quest'uomo che cerca questa ragazza, lui è affetto da una malattia, e lui incontra poi un uomo, un anziano, che ragiona sulla sua vita, sulla sua anzianità, sulla sua vecchiaia, e poi incontra delle altre persone. Tutte queste sono accomunate dal fatto che da lì a pochi attimi su Torino si abbatterà un feroce uragano che potrebbe sancire la distruzione della città. E quindi di fronte a questa minaccia, no? A questa fine, queste persone si interrogano sul senso della loro vita, sul senso della loro storia, e cercano di arrivare a un significato. Questo qua è il corto che abbiamo cercato di narrare. E noi abbiamo preso spunto, parlo noi come collettivo, poi ognuno aveva i suoi ruoli, abbiamo preso spunto da un po' un discorso che abbiamo fatto inizialmente, perché Torino Factory si basa su una preselezione da 3 minuti. Noi abbiamo presentato sempre un cortometraggio a 3 minuti. La circoscrizione che mi è stata affidata è stata la numero 2, Mirafiori, che è un po' desolata, un po' distrutta, la natura è veramente addosso alla città, e quindi abbiamo visto questo posto. Io non sono di Mirafiori, sono di Corso Belgio, della 7 se non ricordo male. Abbiamo preso questo posto e abbiamo deciso di descriverlo un po' prendendo spunto da, anche in accordo poi con Piemonte Movie, un po' come sullo stile di alcuni film dell'Est Europa, stile Bellatar, lo stile Tarkovsky, quindi con l'idea di essere più visivi, più filosofici che tanto discorsivi o tanto descrittivi, di lasciare più dell'ora di mistero, perché rientrava di più, di fare delle sequenze più lunghe, quindi diciamo far perdere più ritmo al film, ma dando l'idea di un film un po' più lento. E quindi queste sono state un po' le circostanze che hanno portato poi a fare questo film. Nel cortometraggio noi facciamo riferimenti espliciti alla città, nel senso che viene proprio detta che la città, in quanto era il bando chiede appunto che sia la città a essere raccontata, in quanto chiedeva che il 70% delle scene fossero girate in esterna nei vari luoghi. Quindi noi l'abbiamo inserita, e poi c'è stata tutta una pre-produzione e pre-organizzazione. E la selezione è avvenuta intorno a marzo. Io da aprile, insieme al secondo alla regia che abita proprio di Mirafiori, abbiamo fatto proprio location scouting, cioè siamo andati ovunque a Mirafiori. Abbiamo fatto delle foto, ci siamo segnati i posti, abbiamo trovato proprio delle zone che corrispondessero un po' all'atmosfera, al tema del film, e quindi noi ci siamo mossi in questa direzione. Poi abbiamo chiamato amici, abbiamo citofonato delle case, abbiamo chiesto permessi, e ovviamente se le esterne dovevano rispettare la circoscrizione, gli interni invece potevamo giocare ovviamente dove potevamo noi, produttivamente, logisticamente, quello che ci piaceva di più. Mirafiori ha un bel fascino, nel senso che è un quartiere storico, è il numero 2, il primo se non sbaglio è il centro, quindi viene subito, cioè è bello che c'è il primo che è il centro, il secondo è già periferia, ed è un ottimo connubio fra storia, perché c'è tutta la dimensione di Mirafiori, operai, sia situazione un po' a sé, nel senso che c'è veramente un po' di degrado, ci sono luoghi abbandonati, ne abbiamo girato molto al fiume, anche il Sangone, che sembrava veramente di stare in Vietnam, in alcuni posti in cui eravamo, e quindi offre tantissimi scenari differenti, e poi è enorme. La parte più difficile è stata ovviamente organizzare il film in base alla location, perché ovviamente è un bando in cui devi muoverti sulla location e poi fare il film, perché se richiede il 70% delle location esterne devi fare il 70% delle location esterne, e quindi trovare i proprietari di alcune zone abbandonate, perché noi dovevamo mettere a certe zone abbandonate, certa desolazione. Non volevamo fare il discorso di Mirafiori come luogo degli operai, noi abbiamo preso quello perché era già stato fatto, volevamo parlare a Mirafiori con un'altra idea, e quindi la cosa più difficile, ovviamente io mi occupavo insieme a questa persona come location scouting, di chiamare le proprietà. Quindi noi facevamo dei giri al catasto, siamo arrivati fino a Milano a cercare le proprietà, e la cosa più difficile ovviamente è entrare in un posto
abbandonato che privato, avere tutte le assicurazioni. Quindi si è trovato un grandissimo lavoro, molto faticoso, tantissimo faticoso e organizzativo, di trovare tutti i permessi per poter girare. Però diciamo che ne valeva la pena perché certi luoghi, certe location come quella di Mirafiori, secondo me, rispetto ad altri contesti, fanno tantissime immagini. E quindi quella è tutta una fatica, ovviamente, che poi è stata ripagata. Il lavoro col tutor è stato particolare perché quando siamo stati preselezionati, io e Octopus Production c'è stata mossa questa critica da Gaglianone, cioè a me personalmente, perché ero invece di regista e sceneggiatore, che avevo bisogno di una mano in sceneggiatura, nel senso che quei 3 minuti filavano molto bene visivamente, però lui ha bisogno, secondo lui, che non mi perdessi in fare un po' troppo regia e lasciassi perdere la storia. Giustamente, nel senso che ci sta assolutamente un punto di vista. Quindi mi hanno affidato Stefano Scarafia, cioè io sono stato affidato a Stefano Scarafia, che è un regista e uno sceneggiatore, perché lui mi seguisse sulla dimensione della storia e della sceneggiatura. Io ho mandato subito un'idea iniziale che gli avevo parlato. In realtà non ci siamo mai realmente visti, solo via telefonica. C'è stato un momento di 3-4 chiamate. E io ho mandato al soggetto, abbiamo parlato, lui mi ha dato dei consigli, ci siamo un po' confrontati. E poi lui ha capito che, diciamo che il tema verso cui si voleva andare e un po' lo stile verso cui si voleva andare non ci obbligava a tenere una storia cristallizzata o a fare esattamente concorrenza come c'è nella storia. E, come ti dicevo, le ispirazioni dell'Est Europa, i russi o gli ungheresi, no? Cioè, usano un po' la sceneggiatura come una sorta di canovaccio, non come un copione. E quindi lui si è reso conto che era inutile fare una storia perfettamente, che io ho dovuto seguire, anche perché poi non l'avrei seguita perché stavo io sul set. E quindi abbiamo ragionato sull'idea di come tentare di creare quel canovaccio che era la sceneggiatura più tematico e più forte possibile, che mi aiutasse nella messa in scena. Ci siamo poi beccati una volta da Overton, dove abbiamo potuto affittare delle cose, delle attrezzature, ma non c'è stato mai uno scambio. E poi niente, lui è stato molto disponibile a darmi qualche consiglio e per il resto in realtà ci siamo cavati anche abbastanza noi, anche perché essendo un collettivo tutti i reparti sono abbastanza ben organizzati e ben spiegati, con gente competente e ovviamente anche i suoi consigli su possibili eventuali, come rapportare col DOP o con gli attori, o principalmente con anche i fonici o con altre mansioni, in realtà erano tutte questioni che anche lui si è reso conto che potevano essere passate e concentrarsi su altro perché i reparti erano già tranquilli, quindi no, tutti veramente molto sereni. Ma secondo me il Festival di Torino è il secondo festival più importante in Italia, dopo Venezia ovviamente. A Venezia c'è una forza incredibile, i soldi che c'ha. Torino è bella, molto più di Roma, perché dà possibilità a stranieri o per prime e seconde, che sono quelle più, forse più autentiche per i registi o per gli autori. Poi non so, anche un discorso forse generalizzato. Ma è un festival molto bello che sfrutta molto l'idea di poter sperimentare, perché Torino va molto questa roba, sperimentare, che ha dei lati positivi, molto positivi, perché ho visto un film particolarissimo, molto, non mi ricordo il nome, ma è un film tedesco. Nell'altro senso si può sperimentare e cercare, ovviamente, non fare la giusta sperimentazione e cercare di fare veramente una cosa fino a sé. E come festival, secondo me, è molto importante e io insieme a tutti gli altri siamo veramente molto felici di essere qui in Italia, anche perché poi la dimensione del cortometraggio non è tanto mandare il link agli amici o vederselo a casa, l'idea è vederselo al cinema, perché l'ambiente è quello, perché poi effettivamente la grande vittoria è essere proiettati al cinema di fronte a un pubblico. I premi sono importanti o meno perché lanciano delle carriere, fanno nascere collaborazioni, però se tu vedi già il tuo film al cinema, un buon 50%, 60% di tutta fatica viene ripagata. Poi chiaro, se arriva il premio è molto meglio perché sono tutti felici e i produttori sono felici, però già vedere al cinema, poi a un festival prestigioso come il Torino Film Festival, è già tanto. E io ho ripercorso uno stile di regia a cui ho preso ispirazione, quindi non ho potuto sperimentare, che ne so, abbiamo fatto per esempio un carrello di circa 1 minuto, ma è già stato fatto da moltissimi registi, un carrello così lento, no? O abbiamo usato un tipo di ottica in quell'inquadratore, quindi non è che abbia sperimentato più che altro. Diciamo che noi possiamo essere più originali sul fatto che abbiamo parlato dei cambiamenti climatici, che in realtà è un tema attuale, ma l'abbiamo cercato di declinare in un aspetto più metafisico. E quindi non abbiamo spiegato i cambiamenti climatici in un film sociale o in un documentario sociale, che è molto bello, ma a me non si rifà molto, quindi non volevo tanto andare su quell'ottica. E poi possiamo dire che averlo fatto in bianco e nero ci dà una forza in più per rendere il film più universale, però sperimentare vero e proprio non possiamo dirlo. Abbiamo forse fatto qualcosa di diverso rispetto agli altri, ma anche gli altri hanno fatto cose diverse, però in realtà sperimentare
intendo proprio un'altra cosa, farei veramente qualcosa che probabilmente fa. Non saprei dirti, ma comunque è chiaro, abbiamo sperimentato così tanto. E nei 3 minuti ne abbiamo utilizzato la camera car e diciamo, il personaggio che va in auto per giustificare i suoi movimenti in esterna, per raccontare la circoscrizione come tutta in esterna. Adesso abbiamo cercato di equilibrare gli interni con l'esterna rispettando il bando, però oggi ci sono più movimenti in auto, perché l'auto comunque è un oggetto, ha una targa, ha un colore, anche se bianco e nero diventava un po' troppo reale e perdeva quell'alone di metafisico che voleva mantenere, quello un po' misterioso, e quindi le esterne sono state più rappresentate in maniera diversa, senza l'escamotaggio di queste persone. Abbiamo sempre qualcuno che cerca questa ragazza asiatica, ma non abbiamo più auto a nessun inseguimento. L'idea era che il corto si basasse sulle location e di conseguenza, in base alle location che io ho trovato, sono stato fortunato a trovare, riscrivevo la storia. Io non avevo mai messo in mezzo un fiume, quello che abbiamo usato tantissimo, il fiume Sangone, ma abbiamo trovato dei luoghi che ricordavano tantissimo da una dimensione stile Stalker di Tarkovsky, e quindi abbiamo cercato di riprendere quelle atmosfere e rimetterle nel cortometraggio. Quindi è stato più la ricerca del location, e esattamente in divenire è stato il corto, che ci ha permesso poi di creare la storia. E poi ovviamente dovevamo basare la storia, perché senza storia 20 minuti solo di visivo diventa veramente pesantissimo. Non deve essere didascalica, perché rischia di diventare un libro. E non deve essere neanche troppo ermetica, perché se non ci si arriva. Il giusto dose fra criptico e poi quello che è lo stile di chi lo fa.